Bella ragazzi, bignati, costantemente radigno. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, andrò a fare un video bellissimo perché andremo a fare più o meno come l'anno scorso il mercato del Napoli, che fare più o meno, però non è il mercato, è il Napoli Builder. Quindi Wayu, riuscirò a portare il Napoli dal terzo scudetto a vincere, oltre al quarto scudetto, anche la Champions e la Coppa Italia, facendo anche il triplete. Quindi Wayu, oggi faremo un Napoli Builder. In pratica consiste nel... la porta la lasciamo com'è, quindi Meret e Gollini. Poi vabbè, poi gli altri che ci sono, Contini, vabbè. I difensori in totale sono 5, vabbè. Comunque quelli che giocano: Mario Rui, Oliveira, Ostiga, Roma Jesus, De Souza, Rachmani, Di Lorenzo. Quanti sono? 3, 4 centrali e 3 terzini. Sono in teoria 7 difensori. Ne dobbiamo vendere 2 e acquistare 2. Noi di budget, poi adesso sceglieremo il budget che abbiamo. Poi per il centrocampo abbiamo Anghissa, Elmas, Zelischi, Lobotka e basta. Comunque sono 4. 4, ne vendiamo 2 e ne compriamo 2. Attacco, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Osimhen, Lozano, Napolitano 6. Ne compriamo 2, ne vendiamo 2. Ok, Wayu, adesso scegliamo un attimo il budget e iniziamo. Perfetto Wayu, abbiamo il nostro budget. Abbiamo i primi 3 difensori. Allora Wayu, budget 150 milioni di euro. E i difensori ve li ridico: Guardiol 90 milioni, Tomari 45 milioni, e Scalvini 35 milioni. In difesa abbiamo 7 difensori, mi sembra, sì. Vado a vendere Ostigard per 10 milioni. E poi mi spiace, ma ci deve lasciare il GOT, il maestro Marilu, 10 milioni anche lui. Quindi accumuliamo altri 20 milioni, 160 milioni Wayu. Aspettate che lo scrivo, 160 milioni. Io Wayu mi andrei a fare un acquisto top, Guardiola 90 milioni. Quindi Guardiola 160 milioni meno 90, 70 milioni. Aspettate che penso un attimo. 70 milioni. Perfetto Wayu, 70 milioni. 70 milioni di euro Guardiola e del Napoli. Ok, lo andiamo a sostituire con Ostigard. Guardiol. Noi Mario Rui possiamo venderlo tranquillamente. Lo vendiamo, Wayu, lo vendo. Ma possiamo anche non... Non comprare qualcun altro al suo posto. Noi abbiamo accumulato 20 milioni. E allora Wayu, invece che 70, 90. 90 milioni abbiamo adesso. Lo stesso valore di mercato di Guardiola. Io Scalvini o Tomori a me non mi interessa sinceramente, nessuno dei Scalvini mi piace, però adesso io passiamo al centrocampo. Mario Rui l'ho venduto, quindi adesso abbiamo 90 milioni centrocampo. Per il centrocampo ho deciso di fare 2 in difesa, 2 in attacco e 1 al centrocampo. Io, il centrocampo è veramente di qualità, quello del Napoli, quindi vado a vendere il più vecchio che c'è nella squadra. Poi io, Piotr Zelischi, in questo periodo sto avendo offerte dall'Al-Ahly. Zelischi ho fatto 40 milioni di valore, lo vado a vendere, quindi io abbiamo 40 milioni, 130 milioni attualmente. 130 milioni. Adesso io vado a cercare 2 centrocampisti, scelgo uno o l'altro, se vuoi posso anche comprarli 2. Comunque al posto di Mario non ho comprato nessuno, quindi Wayu adesso in totale abbiamo 130 milioni. Vado a cercare 2 centrocampisti e ci vediamo dopo. Perfetto Wayu, al posto di Zelischi abbiamo disponibili Kupmeiners a 20 milioni e Pablo Gavi a 70 milioni. Io mi prendo Kupmeiners perché comunque Gavi fosse a qualcosa in più, però Kupmeiners non è male, 20 milioni io li spendo. Quindi Wayu, adesso abbiamo... compro Kupmeiners a 20 milioni, quindi adesso in totale abbiamo 110 milioni. Andiamo a mettere in squadra Kupmeiners, perfetto. Quindi Gavi io non lo comprerei sinceramente. Adesso Wayu, comunque abbiamo ancora un giocatore in più da comprare. Quindi mi sa 2 alle destre, perché vado a vendere Lozano a 23 milioni, Politano a 25 milioni. Quindi Wayu, più 20 milioni 130, però Politano 25 milioni, quindi 135, più altri 20, 155, più 3 milioni, perché Lozano non è 20 milioni ma 23, 158 milioni andiamo a levare Politano e Lozano, cioè che ci andiamo a comprare
due attaccanti, Wayu. Quindi Wayu, ho scelto Anthony del Manchester United, 100 milioni vale, poi molto di meno, Laurent del Sassuolo, 15 milioni, che non è male. Vabbè, li prendo tutti e due, quindi Wayu in totale spendo 115 milioni. Adesso faccio un attimo i calcoli, comunque li mettiamo in squadra. Poi adesso abbiamo completato la squadra, vi faccio vedere la rosa e il budget che ci è rimasto. Il budget che ci è rimasto al Napoli SSC Napoli 2023-2024, 43 milioni. La rosa è i due portieri Meret e Gollini, i difensori Gvardiol, Juan Jesus, Rachmani, nuovo arrivato De Souza, Oliveira, Di Lorenzo, Lobotka, Kupo Meiners, Anguissa, Elmas, Laurenté, Raspadori, Anthony, Kvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone e Victor Osimhen. Oh, io ve la faccio vedere anche qua. Vedete, chissà se riuscite a vedere. Io Wayu, spero che questo video vi sia piaciuto. Questa si chiama Napoli Builder. Mi piace molto come gioco Wayu, perché comunque è tutta una questione di calcoli. Scrivete qui sotto nei commenti se volete con altre squadre farlo. Molto bello sto gioco. Quindi Wayu, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i miei video. Noi ci vediamo nel prossimo video. Wayu, ciao!